ha vinto alla grande il World Memory Championship, il campionato del mondo di memoria a Zhuhai nel Guangdong in Cina. Lui è Andrea Muzzi, ventenne romano studente di medicina. Un'impresa eccezionale che lo ha portato a essere il numero uno nel ranking mondiale. Muzzi detiene 17 record italiani, 8 record europei e 6 del mondo nelle diverse discipline e ai campionati di Zhuhai ha migliorato 2 record del mondo. Ci racconta ora cosa succede alla nostra memoria quando ci troviamo a stare per forza chiusi in casa, per esempio quando ci siamo trovati tutti in lockdown. Stare chiusi in casa non è sicuramente qualcosa di buono per la nostra memoria, soprattutto se le giornate sono molto monotone e ripetitive, perché ciò che fa bene alla nostra memoria è al contrario proprio la variabilità di ciò che facciamo e di come occupiamo le nostre giornate. Le discipline dei campionati mondiali sono 10, si memorizzano immagini, carte da gioco, parole, nomi e volti, numeri sotto dettatura, eccetera, con diversi tempi e modalità. Per esempio, tra i record mondiali battuti da Andrea Muzzi, in questa occasione c'è il massimo numero di carte da gioco memorizzate in mezz'ora, 1829 carte, più di 35 mazzi mischiati e ricostruiti senza errori. Io non ricordo tutto, questo è importante da dire, perché io ricordo con precisione ed esattezza ciò che scelgo di voler ricordare, quindi ciò su cui applico le tecniche di memoria, quindi è un processo volontario, non assorbo passivamente le informazioni ma decido di memorizzare una determinata sequenza di numeri oppure un brano degli eventi e su quelle informazioni applico le tecniche di memoria volontariamente. Ma quando è nata per Andrea la passione per la memoria? Questa mia passione in realtà è piuttosto recente perché ho iniziato ad imparare le tecniche di memoria nel 2017 e poi piano piano è diventata sempre di più una passione perché in realtà è nata solo per curiosità e per voglia di migliorare la mia memoria che non era perfetta. Come allora usare al meglio la propria memoria? Per usare al meglio la propria memoria bisogna sfruttare i principi delle tecniche di memoria che sono soprattutto la visualizzazione e l'associazione, quindi di base trasformare le informazioni in immagini perché le ricordiamo meglio rispetto alle informazioni astratte e associare le informazioni tra loro e associarle a qualcosa che già conosciamo. In questo modo possiamo recuperare i nuovi dati tramite qualcosa che appunto già conosciamo. Andrea spera di tornare a gareggiare al più presto e ci parla dei suoi progetti per il futuro. I miei progetti per il futuro sono da una parte di continuare a gareggiare, dall'altra di sfruttare sempre di più i social network e internet per l'insegnamento e la divulgazione di quest'arte della memoria che purtroppo è poco diffusa, soprattutto qui in Italia.